Salve a tutti, ci lasciamo alle spalle il 2015 e affrontiamo il 2016. Di cosa stiamo parlando? Di numeri. Qualcuno pensa erroneamente che il comico possa portare la gente a nuovi livelli di coscienza, ma a giudicare dai risultati si direbbe che la coscienza sia sopravvalutata. L'uomo fa sesso, il cane si accoppia. La coscienza è una questione di lessico. Nel frattempo, nonostante i nostri 86 miliardi di neuroni, il cane si accoppia molto di più di quanto l'uomo faccia sesso, per non parlare dei bonobo, la razza più intelligente del pianeta, gente che scopa 12 volte al giorno per mantenere la quiete sociale e calmare i nervi. Ci stiamo autocastrando e diamo la colpa a Freud. Il popolo non ha bisogno di artisti, ha bisogno di intrattenitori, perché non è più capace di intrattenersi da solo. L'intrattenitore è adiacente al potere, l'intrattenitore serve a trattenere il popolo e, come la droga, condurlo a nuovi livelli di incoscienza. Dopodiché il popolo attraverso la strada, nel frattempo qualcuno accende gli abbaglianti e dà gas. Io lo so che vorreste qualcosa di consolatorio, che parlasse delle cose che sentiamo in televisione, magari volete che vi dica che è una vergogna che le banche depredino i risparmiatori. Le banche lo fanno, lo sappiamo, ma affidare 200.000 euro a una banca è come fare i nudisti in galera. Lo sportello bancario di per sé non ha niente di pericoloso, ma se ti affacci col culo è con chi vuoi prendertela. Io non ho mai avuto 200.000 euro da investire. Se muoio domani la banca ci rimette, ma se li avessi differenzierei gli investimenti un po' in droga, un po' in alcol, un po' in pay tv, eccetera. Ma quello che vi chiedo è: perché volete che vi parli male dei politici che avete votato voi? Ho già un sacco di problemi per conto mio. La Rai non manda in onda la mia commedia perché ci sono riferimenti al sesso, alla religione, perché ci sono le parolacce e non siamo in un buco spazio-temporale. Non ci troviamo nel 1964. Ma secondo te vado a leccare il culo ai dirigenti della Rai? E sai cosa mi hanno detto? Che se cambio i testi della commedia, la mandano in onda. Questa è la morte dell'arte! Questo significa che quello che vedi in televisione non è scritto da gente libera, è scritto da gente che ha bisogno di leccare il culo. Ma io non cambio una virgola dei miei testi, e lo so che dà fastidio a qualcuno, perché è ovvio, perché se tu sei libero, la tua sola esistenza dà fastidio agli schiavi. Cioè, meno male che Renzi doveva mandar via la politica dalla Rai, c'è un CDA, che significa comitato d'affari, che in confronto Scelba era Gandhi. Ma cosa volete che vi dica di consolatorio? Volete che vi dica che Renzi prima ha promesso una cosa e poi ne ha fatta un'altra? Ma dico, ci siete o ci fate? Davvero pensate che i politici possano influire sulla realtà senza chieder permesso alla setta dei magnaschei? Il politico è come un bambino seduto sulle ginocchia del papà, convinto di guidare la macchina perché ha in mano il volante. E noi siamo lì che ci scanniamo tra di noi al bar con le brioche surgelate che ci vanno di traverso per dei bambini. È meglio quello biondo, è meglio quello moro. E chiedo scusa ai leghisti se ho detto moro. Sì, lo so che devo rispettare il vostro voto, e infatti lo rispetto, perché vedi, sto parlando di voi e sono serio, anche se devo ammettere che sto ridendo col buco del culo, perché non riesco a capire come si fa a passare dal dio Po, che è già una mezza bestemmia, al presepio senza che vi scappi da ridere. Non è possibile! E poi smettetela di scrivere su Facebook che io parlo male della Lega perché vado a caccia di like. Dimmi, ma secondo te io campo coi mi piace? Ma lo sai quanti comuni del nord hanno in mano la Lega che ha in mano i teatri? E io ci lavoro coi teatri del nord. Ma sai quanti mi dicono, ma mica solo la Lega, eh? Guarda, sono quasi tentato di farti leggere le lettere che mi mandano i direttori dei teatri, che mi dicono: se non cambi i tuoi testi qua non ci lavori più. Ma lo sai che Ongaro, il direttore del Teatro Stabile del Veneto, ma è pentito di aver prodotto la mia commedia? Ha un bruciore di culo che cammina rasente ai muri anche se non piove, eh? Ma secondo te, con due dita di cotenna che ho sullo stomaco, mi fa paura quattro offese che mi scrivi su Facebook? Ma secondo te ho paura del tuo fango? Ma io ci vivo nel fango, sono coinquilino dei rospi, è inutile che alzi il tiro, sono più giù di te, io volo sotto il livello dei radar, tu non mi puoi offendere perché non mi percepisci. Cosa volete che vi dica di consolatorio? Volete che parli male delle religioni degli altri, come se non avessimo già abbastanza della nostra? Quando io ero piccolo le suore mi dicevano che se non obbedivo sarei andato all'inferno e avrei bruciato fra mille dolori nelle fiamme eterne. Pensate che vita agra. E non sto parlando della mia, sto parlando di ste pore donne che a 40-50 anni devono girare con un velo in testa e raccontar frottole ai bambini. Che dopo ci siano nazioni, come dice Bill Maher, in cui metà della popolazione gira vestita da apicultore,
Mi preoccupa assai circa il livello di coscienza del pianeta, ma non mi schiero per questo motivo. Non faccio come fai te che dici, siccome non stiamo con le zanzare che ciucciano il sangue, allora ci mettiamo con le mosche e mangiamo merda. O volete che vi consoli dicendovi che il Movimento 5 Stelle è un servomeccanismo telecomandato? È vero, ma non mi interessa parlare dei partiti, non mi interessa parlare di... anche nella mia commedia. Nessuno ha capito un cazzo! Io non parlo di politica, io parlo dei demoni che sono dentro di noi. Non ho la sfiga di quei poveretti che fanno satira in televisione, che danno un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ma io se potessi darei due botte alla moglie ubriaca dell'oste che si deve assentare per via dei conti che si fanno senza di lui. Io sto parlando di noi che ci diciamo democratici, che diamo dei razzisti agli altri e non ci accorgiamo del razzismo che è dentro di noi, non lo analizziamo. Quando il tassista è arabo, tengo la mano sulla maniglia della portiera, ma non lo faccio apposta, sono pronto a buttarmi, è un riflesso condizionato. Quando vedo il gay pride, mi si stringe il buco dal culo, non lo faccio apposta, è un riflesso condizionato. Se vedo una donna che sta parcheggiando, penso non ce la fa, se non mi piace. Se invece mi piace, la aiuto a parcheggiare, e la aiuto a parcheggiare perché spero di scoparmela, e magari lei sta facendo gli stessi giri mentali e dopo assumiamo psicofarmaci e serie TV perché non siamo dei bonobo. Ma io mai nella mia vita ho aiutato un camionista a parcheggiare, e sì che il mezzo pesante ne avrebbe più bisogno. Insomma, siamo tutti bravi a vedere la stupidità degli altri, ma la nostra è più in sapore, ci siamo abituati, la mandiamo giù tutti i giorni e la giustifichiamo. Pensa quanto siamo razzisti con l'intelligenza. Noi odiamo quelli meno intelligenti di noi, e già questo come atteggiamento è stupido. Ma tu, se dici a un cane portami il goniometro e lui non capisce, te la prendi col cane? Te la prendi con uno che per capire il suo prossimo gli annusa il culo? E un altro riflesso è che dobbiamo sempre dar la colpa agli altri. Le cose non possono semplicemente accadere. Diciamo che muore tuo nonno che ha 99 anni, non ti arrendi all'idea che sia semplicemente vecchio. No, bisogna far causa all'ospedale, perché qualcuno deve aver la colpa, anche se avessero sbagliato, perché noi gli errori degli altri siamo delle bestie, ma coi nostri siamo più comprensivi di Santa Teresa. In questo siamo più indietro dei primitivi, eh? Guarda che se uno legge WhatsApp e picchia la testa contro il lampione, sta certo che fa causa al comune, perché quel lampione non doveva stare lì. Almeno il primitivo, se picchiava la testa e cadeva per terra, primo si guardava intorno se qualcuno lo avesse visto far la figura de merda, secondo si alzava de scatto e si chiedeva come avesse fatto a essere così coglione. Perché noi, visto che non riusciamo a non essere coglioni, abbiamo fatto della coglioneria un'arte. Fa figo andare sulla moto d'acqua, fa figo inquartarsi di alcol andato a male e parlare come un gibbone, fa figo fumare tabacco industriale che è la roba più cogliona del mondo, ingurgitare fumo, trattenere solo le sostanze nocive ed emettere fumo. Fa figo il volume a vomito dell'autoradio o della discoteca, che ormai abbiamo dei timpani che se scorreggia King Kong ci sembra il flauto di Pan. Fa figo farsi le canne, perché diciamolo pure, ci facciamo le canne, così abbiamo una scusa per le cazzate che diciamo. Abbiamo dovuto infilare il concetto di coglione anche nelle leggi. Ma secondo te ha senso una legge che dice che ci vuole un parapetto nelle gallerie dei cinema, dei teatri, così tu non vedi lo spettacolo, però non ti butti giù? Solo un coglione si butterebbe giù dalla galleria del cinema, oppure il film deve far cagare forte proprio. Ma pensa quanto siamo fessi quando parliamo della nostra parte, quando ci schieriamo. Ti faccio un esempio calcistico, perché noi con la politica ci comportiamo proprio come gli ultra del calcio. Intendiamoci, uno può essere tifoso di una squadra anche per finta. Voglio dire, è un po' come leggere gli oroscopi al bar. Solo un coglione può pensare che Paolo Fox abbia un mestiere. Ma noi con la politica ci comportiamo così. Allora, diciamo che io, che ho la mia dose di coglioneria, lo ammetto, diciamo che tengo all'Inter. E diciamo che vengo a sapere che il presidente dell'Inter è un nazista. Ecco, se io sono un ultra, la notizia mi fa piacere, ma io posso essere anche il comunista più sfegattato, ma sta pur certo che il massimo che faccio è chiedere timidamente le dimissioni del presidente della mia squadra. Questo è il top della mia indignazione. Ma se si scopre che il presidente nazista è quello della Juve, posso anche avere il busto de Mussolini sul cruscotto della mia Hammer nera, ma prendo il forcone, scendo in piazza e pretendo che siano revocati gli ultimi 23 scudetti della Juve
Juve è che tutti i giocatori siano passati dalla garrota. Questo è il livello del nostro pensiero politico. Siamo tra l'ameba e il cartongesso, con la differenza che non si è mai sentito un cartongesso che pretendesse ad aver ragione. L'ameba non lo so, ma perché più della coglioneria dei coglioni c'è la coglioneria degli intelligenti, perché non ci sono soltanto quelli che si lamentano che in giro è pieno di analfabeti funzionali e non hanno capito cosa significa funzionale, ma ci sono anche quelli che lo hanno capito benissimo, ma considerano banale tutto quello che non capiscono, convinti che non ci sia cosa che non possono capire. È arduo capire il coglione che c'è dentro di noi, e non sto parlando del fastidioso problema della ritenzione del testicolo, sto dicendo che a tutti capita di essere stupidi o di volerlo essere, perché no? Ma a pochi capita di ammetterlo. E adesso, per augurarvi un buon 2016, dovrei raccontarvi una di quelle storielle che vi piace tanto condividere sui social network, che già il nome fa un po' effetto, eh? È il nome social network, sembra un posto dove si fanno le analisi del sangue, è il social network. Comunque, una delle storielle che vi piacciono di più e che mi fanno più cagare, se me la mandate ancora vi mando la Digos a casa, è quella del leone, della gazzella, avete presente? Quella che dice: se sei un leone devi alzarti alle 6 del mattino, metterti a correre per cercare una gazzella da mangiare. Se sei una gazzella, devi alzarti alle 6 del mattino, metterti a correre, perché sennò il leone ti dà la caccia. E quindi, che tu sia un leone, che tu sia una gazzella, devi alzarti alle 6 del mattino e metterti a correre come un mona. Sapete cosa vi dico? Io sono un ippopotamo, mi alzo a mezzogiorno, faccio il bagno, cago in acqua e vaffanculo te, quel sempio del leone, quella puttana della gazzella e la vostra faccino rosa ansia di competizione. Non me ne frega un cazzo se ti sei votato al video poker del dio che ha costruito questo pianeta, che se lo facesse mio cugino verrebbe meglio, un gioco assurdo dove le specie e gli individui devono competere con altre specie ed altri individui per la conquista di un territorio che, se fossimo fatti diversi, basterebbe per tutti, o per fottere una femmina il cui unico scopo è assicurare un testamento al rampollo che si chiaverà in 2 mesi tutto quello che tu hai messo sotto il materasso in 50 anni per poi ritrovartelo in banda al letto con la roncola in mano, coglione! Non me ne frega un cazzo se vuoi una macchina più grande per andare negli stessi pessimi posti in cui andavi con la macchina più piccola, o se vuoi trafficare, leccare il culo agli assessori per farti una vacanza a Ibiza, che comunque rimane un posto di merda, o per comprarti un orologio da 5.000 euro che fa le stesse ore degli orologi dei cinesi. Se spendo 5.000 euro per un orologio, deve avere almeno 97 ore, Dio caro! Non me ne frega un cazzo se per proteggere la tua bottega di carabattole ad alto costo obblighi tutto il quartiere a spaccarsi i timpani col tuo allarme di merda che non riesci a regolarlo, non hai neanche memorizzato un cazzo di codice di 4 cifre che lo sbagli ogni volta che vai di notte a farti fare i pompini dalla tua commessa che spera in una scalata sociale, vuole diventare cassiera! Non me ne frega un cazzo se vuoi riempirti la cantina di bombe a mano per proteggerti da popolazioni barbare talmente differenti da te che quando hanno 2 palanche da parte si comprano un Samsung e una parabola. Non sei obbligato a convincermi. Vuoi alzarti alle 6? Alzati alle 6! L'importante è che non fai casino, che qua c'è gente che sogna. E invece di stare in un bosco alle 6 del mattino con la mimetica a sparare minchie di vernice contro altri mona vestiti come te, prova a fumarti 2 pipate di canapa, perché a te sì che ti farebbero bene e ti farebbero capire quanto sei coglione di Olatte. E buon anno anche a te, e buon anno a tutti!